a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa bellissima maglia che io ho deciso di chiamare Perla di Mare. Per quanto riguarda il filato, sono tornata a lavorare il filato in cotone 100% super mercerizzato della BBB, che è il Casbah. Questa volta ho optato per un colore meno sgargiante ma stupendo, che è il numero 33, ossia il colore Tiffany. Ho intenzione, secondo me, per tutta l'estate di utilizzare quasi tutti i colori perché ne sono innamorata di tantissimi. Ho intenzione di utilizzare ancora il blu notte, voglio utilizzare il colore malva, il fucsia e anche alcune tonalità del rosa, il corallo, quindi veramente quest'estate mi vedete fare tantissime creazioni con questo filato perché lo trovo perfetto per poter creare qualcosa sia di primaverile che di estivo. E io questa maglia voglio indossarla sia adesso che è in piena primavera sia in estate, come lo sto indossando adesso con sotto questo top. Quindi in descrizione vi lascerò sempre il link al sito Incentando con i Filati, dove vi ricordo che potete comprare sia il filato in pacco da mezzo chilo risparmiando o il singolo gomitolo di ogni colore. Per quanto riguarda questa taglia, che è una taglia S, io ho utilizzato 300 g di questo filato lavorando sempre con l'uncinetto del 3,5. Per una taglia M vi consiglio di prendere 400 g, per una taglia M vi consiglio di prendere 500 g. Naturalmente, se la volete più lunga, più larga, andate a calcolare un 50-100 grammi in più. Questo motivo vi permette comunque di fare la maglia anche un vestito e di andare ad aumentare fare gli aumenti in modo da aumentare la circonferenza, quindi potreste creare anche un bel vestito. E infatti ho intenzione di farlo, però in maniera un po' diversa rispetto alla maglia, però penso di utilizzare sempre lo stesso punto perché lo trovo veramente molto molto bello. Quindi, per quanto riguarda questo tipo di maglia, la lavorazione si riparte da una di quelle che io adoro di più, ossia dall'alto, ma non è un top down. Si vanno a creare prima i due rettangoli. Io ho montato le catenelle in modo da avere 12 motivi e in questo modo avere 4 motivi per le maniche e 4 motivi per il corpo. Per una taglia M io vi consiglio di montare 13 motivi in modo tale da poter avere 4 motivi per lato e 5 motivi per il corpo. Taglia L, mi raccomando, invece andate a montare 14 motivi in modo tale da avere 4 motivi per lato, se volete comunque la lunghezza come le mie. Poi naturalmente se volete le maniche più lunghe dovete aumentare ancora di più, e in modo tale poi ad avere per la parte del corpo 6 motivi, sia avanti che dietro, perché come vi ho detto vi hanno fatti due rettangoli. Fatti questi due rettangoli si cuciono le parti di sopra e la parte di sotto per creare appunto le maniche, e poi si continua con la lavorazione del sotto. E nella lavorazione del sotto io sono andata partendo subito a fare gli aumenti. Vedete, le strisce da 2 catenelle sono diventate maglie alte, da 2 maglie alte sono diventate 3 e poi per diventare 4, e naturalmente voi potete continuare ad aumentare ancora di più queste maglie alte in modo tale appunto da poter creare anche proprio un vestito, quindi andando ad aumentare sempre di più la lavorazione. Una volta fatto questo sono andata soltanto a rifinire il collo facendo un piccolo giro di maglie basse, mentre qui l'ho lasciato normale perché avevo le due maglie alte della lavorazione. Detto ciò, spero che anche questa maglia vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sfiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i Filati. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato Casbah. Il colore che ho scelto io è il numero 33, che è questo bellissimo color Tiffany. Lavorerò con un centro del 3,5 e vi faccio vedere un campione. Prima di tutto vi dico che la maglia dovremo realizzare due rettangoli che servono appunto per andare da una manica all'altra più la parte centrale, e ne servono due, uno per il davanti e uno per il dietro. Nel rettangolo io monterò 182 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 15, a cui poi vanno aggiunte 2 catenelle finali per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Ne monto 180, questo significa che io avrò 12 motivi. Per una taglia M, se volete le maniche come il mio, dovete soltanto aumentare la parte centrale, quindi andate a montare un motivo solo in più, quindi solo 15 catenelle in più, in modo tale che quando andremo a dividere un motivo in più voi lo metterete nella parte centrale e non nelle maniche, perché così le avrete nella stessa mia lunghezza. Stessa cosa taglia L, se volete la stessa lunghezza delle mie maniche andate ad aumentare soltanto 2 motivi
in più, in modo tale che quando andremo a dividere nella parte centrale voi avrete 6 motivi in totale, perché io dovrei averne 4, quindi io 4, la taglia M 5, la taglia L 6, per una taglia XL vi consiglio 7-8 motivi al centro, se naturalmente, fermo restando, che volete le maniche come le mie. Se volete le maniche più lunghe, allora in quel caso dovete aumentare di 2 motivi ulteriori a quello che già dovete aumentare, in modo tale da avere anche le maniche più lunghe, e in quel caso naturalmente dipende da voi quanto volete lunghe. Detto ciò, ripeto, io monterò 182 catenelle. Qui invece nel mio campione ho montato 47 catenelle, quindi un multiplo di 15 a cui vanno aggiunte le 2 catenelle, e possiamo fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, salto la prima delle mie 47 maglie, 47 catenelle, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte nella stessa catenella di base. Quindi una, 2 e 3. Prendo il filo, salto 5 catenelle, quindi 3, 4 e 5, entro nella sesta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, quindi una, scusate, mi tiro un po' il filo, rientro 2, rientro 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, entro nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte nella stessa maglia di base, una, rientro 2, rientro 3. Prendo il filo, salto 5 catenelle, entro nella sesta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta. Entro nella successiva e faccio una seconda maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Salto 5 catenelle, entro nella sesta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, una, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. E vado a fare, qua da fare questo per tutto il mio primo giro. Adesso vi faccio vedere come terminare il giro. Dopo aver fatto le 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Entro nell'ultima catenella e vado a fare la mia seconda maglia alta. Ops, scusatemi. Ho terminato così il primo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, entro nella prima delle mie 3 maglie alte e vado a realizzare 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3.
3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra le due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo e vado a realizzare 3 maglie alte. 1, 2 e rientro 3. 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho la prima maglia alta del gruppo di 3 e realizzo 3 maglie alte. 1, rientro 2, rientro 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo, realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2. E ricomincio, facciamo l'ultima volta insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho la prima delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2 e faccio questo per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta del giro precedente. Ho terminato così anche il secondo giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado nell'ultima delle mie 3 maglie alte, quindi nella terza, e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, scusate, mi tiro un po' di filo, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella prima del mio gruppo di 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, si ricomincia da capo. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'ultima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella prima del mio gruppo di 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2,
e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2. E continuo così per tutto il mio terzo giro. Termino il terzo giro andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta del giro precedente. Ho terminato così anche il terzo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Vado nella prima delle mie 3 maglie alte del gruppo successivo, quindi salto tutto questo, vado direttamente qui e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle e 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Una maglia alta sopra la maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho il gruppo di maglie alte, entro nell'ultima e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la prima del gruppo delle 3 maglie alte successivo e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3 e vado a fare una maglia alta sopra l'ultima delle mie 3 maglie alte. 1, 2, 3. Prendo il filo, una maglia alta sopra la prima delle mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle. 1, 2, 3 e vado a fare questo per tutto il mio quarto e ultimo giro. Quindi terminiamo andando a fare una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Questi sono i 4 giri che andremo sempre a ripetere. Io adesso però vi faccio rivedere come fare il primo perché abbiamo una base diversa. Quindi ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, entro nella prima delle mie 3 maglie alte e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte del gruppo successivo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e di nuovo facciamo una maglia alta sopra la prima maglia alta.
una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3, 3 maglie alte sopra la prima maglia alta del gruppo di 3, quindi 1, 2 e 3. Una maglia, prendo il filo e vado a fare 3 maglie alte sopra l'ultima delle mie 3 maglie alte del secondo gruppo, quindi 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3 e si ricomincia da capo. Quindi questo è il primo giro che andremo sempre a ripetere e questi sono in totale i nostri 4 giri che andremo a ripetere per tutta la lunghezza. Io non so ancora quanti motivi farò per arrivare a fare il mio rettangolo, mi deve coprire un braccio, almeno la parte avanti e la parte dietro, quindi secondo me andrò a fare almeno 3 motivi, se non anche 4, devo vederlo, anche perché magari se voglio fare le maniche più larghe 4 motivi mi vanno bene, però adesso vedo. Vi ricordo che dovremo andare a fare 2 rettangoli, quindi io farò il primo e poi andrò a fare anche il secondo e vi dirò tutto naturalmente quante volte ripeto il motivo. Vi ricordo che io ho montato per avere 12 motivi in orizzontale, quindi vi faccio sapere alla fine in verticale quanti motivi sono riuscita ad andare a fare. Allora, io ho finito il mio primo rettangolo, ho ripetuto 3 volte il motivo, quindi 1, 2, 3 e mi sono fermata perché come larghezza delle maniche per me va più che bene. Adesso andrò a fare un secondo rettangolo mettendo sempre lo stesso numero di catenelle, mettendo sempre lo stesso e facendo sempre lo stesso numero di motivi e poi vi farò vedere come andare a mettere i marcatori e come creare così la parte centrale della nostra maglietta e le maniche. Dunque, io ho terminato i due rettangoli e come potete vedere adesso ho messo i marcatori, ma io sono già andata anche già a cucire le maniche. Partiamo con ordine. Quando mi sovrapponete i due rettangoli dovete fare in modo che le catenelle iniziali siano sopra, quindi la lavorazione deve andare dall'alto verso il basso. Vedete, qui erano le catenelle iniziali, la lavorazione scende e fate questo sia avanti che dietro. Per mettere i marcatori e decidere quindi la lunghezza delle braccia e il corpo, io sono andata a contarmi i miei motivi che da in orizzontale, quindi in questa maniera, questo è un motivo e ne ho un totale di 12, quindi io ne ho messe 4 per le maniche e dove ho la striscia, l'ultima striscia di maglie alte, vedete 1, 2, 3 e 4, la striscia subito dopo sono andata a mettere il marcatore tra le due maglie alte, sia avanti che dietro e ho fatto la stessa cosa da quest'altro lato. 4 motivi, ho messo il marcatore dove ho la striscia tra le due dove ho la striscia di due maglie alte tra le due maglie alte, quella dietro e quella avanti, in modo da lasciarmi 4 motivi sia avanti che indietro. Adesso possiamo andare a fare la lavorazione in tondo. Io naturalmente ho già cucito le spalle, ho cucito per 4 motivi sia sotto ho già cucito le maniche e ho cucito 4 motivi sia sopra che sotto da entrambi i lati. Naturalmente chi ha più seno rispetto a me oppure una taglia M mi ha montato le stesse catenelle, vi consiglio di andare a mettere 3 motivi per le maniche, quindi fare delle sorte di mezze maniche, a me invece sono delle maniche a 3/4 e di mettere al centro quindi 6 di questi motivi. Comunque regolatevi un po' voi, l'importante è che il corpo sia non vi sia troppo stretto, anche se noi adesso che andremo a lavorare andremo a fare comunque un aumento perché io non voglio la maglia troppo aderente, quindi ho fatto 4 perché va bene sotto le braccia se vi dà stretto, ma adesso andrò a fare degli aumenti e naturalmente vi mostrerò come farli. Come vi ho detto, io ho già cucito le maniche e quindi inizio a lavorare in tondo partendo proprio da dove ho il marcatore. Vedete, qui ho la prima maglia alta e qui ho il marcatore. Tolgo il marcatore così potete vedere meglio come sono andata a lavorare. E lavoriamo. Entriamo nella prima maglia alta dal dietro e andiamo a fare le nostre 3 catenelle. Quindi una, due, tre. Prendiamo il filo, andiamo dove abbiamo la cucitura, quindi vedete qui ho la cucitura e vado a fare una maglia alta.
e a questo punto mi porto sul dietro, sul davanti della maglia, perché ho iniziato a lavorare dal dietro, e vado nella seconda maglia alta. Vedete, qui ho la prima che fa parte della manica e qui ho la seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta. E adesso vado a lavorare normalmente il mio giro, vado a fare quindi 3 catenelle perché sto ricominciando a fare il primo giro, entro nella prima delle 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado direttamente nell'ultima maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, e anche qui vado a fare un aumento, una maglia alta dove ho la prima maglia alta, una maglia alta tra le 2 maglie alte, una maglia alta dove ho la seconda maglia alta. Quindi vedete, da 3 sono passata a 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, ricomincio da capo, quindi una maglia alta, 3 maglie alte sopra la prima delle 3 maglie alte del giro precedente, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado direttamente, scusate, mi devo tirare un po' di filo, eccomi. Prendo il filo, vado direttamente sopra l'ultima maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta tra le 2 maglie alte, una maglia alta sopra l'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, e continuo. Vado a fare questo fino ad arrivare al secondo marcatore e a quel punto vi farò vedere di nuovo come passare dal davanti al dietro. Sono arrivata dove ho il secondo marcatore, ho fatto le 3 catenelle, levo il marcatore per farvi vedere di nuovo il passaggio. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e lavoro una maglia alta. Vado dove ho la cucitura e vado a fare una maglia alta. E mi trovo dietro, vedete, e vado dove ho la maglia alta, la seconda maglia alta del gruppo di 2, vado a fare una maglia alta e continuo a lavorare il mio giro, quindi 3 catenelle, vado dove ho la prima maglia alta, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Continuo a lavorare normalmente il mio primo giro, vi farò vedere come terminarlo e poi ricominceremo a lavorare il secondo, il terzo e quarto giro. Si lavorerà come abbiamo lavorato il pezzo qui, quindi si inizierà, ve lo accorgerete, si inizierà sempre con 3 catenelle e una maglia alta e 2 maglie alte, perché non avremo più 2 maglie alte ma appunto ne avremo 3. Comunque adesso termino il giro, vi farò vedere il secondo e poi continueremo da sole e naturalmente se qualcuno di voi ha bisogno di fare qualche altro aumento vi spiegherò come farlo. Sto terminando quindi il primo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Allora adesso, come vi ho detto, andiamo a fare il nostro secondo giro, che è uguale a quello che facevamo prima, solo che invece di avere 2 maglie alte adesso ne avremo 3. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta sopra la terza maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, vado nella prima maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra le 2 gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3. E si
si continua così per tutto il secondo giro. Quindi i quattro giri sono sempre gli stessi, solo che si termina e si inizia con 3 maglie alte e a posto di 2 maglie alte ne abbiamo appunto 3. Allora, io non so ancora se farò un vestito o una maglia, devo decidere, ma in quel caso sicuramente se farò un vestito forse sotto lo farò, allargherò ancora di più in la mia lavorazione, quindi da 3 passerò a 4 maglie alte. Per chi invece ha molto seno e ha bisogno di aumentare ancora, allora vi faccio capire subito come fare per aumentare. Andate a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, 2 maglie alte sopra la seconda, una maglia alta sopra la terza, in modo tale da passare ad avere 3 maglie, 4 maglie. Ma questo, il motivo qua al centro, si lavora sempre allo stesso modo, quindi qua non cambia nulla, cambiano solo le maglie alte che avete qui, in modo tale da allargare la lavorazione senza però aumentare la parte forata. Quindi andiamo invece ad aumentare la parte non forata, quindi il gruppo, le strisce di maglie alte. Ripeto, io per adesso 3 maglie alte mi vanno più che bene, continuerò a lavorare così, però se volessi alla fine decidere di fare una maglia, sicuramente da dopo i fianchi da prima dei fianchi andrei ad allargare ulteriormente. Ma non vi preoccupate, vi dirò naturalmente se lo farò o se invece mi fermerò a una semplice maglia. Vediamo come procede il lavoro, indossando sempre la maglia, in modo tale da capire un po' come procedere. Però ripetiamo, i quattro giri sono sempre gli stessi, solo cosa cambia? Che si inizia e si termina chiudendo il giro e invece di 3 ma di 2 maglie ne abbiamo 3. Allora, alla fine ho deciso di fare una maglietta, ho fatto 5 motivi con 3 maglie alte. Dopo il quinto motivo, quando ho iniziato a fare il sesto, sono andata ad aumentare le maglie alte da 3 passando a 4. Come avevo detto all'inizio, vi faccio vedere, sono passata da 3 maglie alte a 4 andando a fare 2 maglie alte sopra la seconda in tutte naturalmente le strisce, e ho fatto altri 5 motivi, quindi sempre i miei 4 giri, però facendo 4 maglie alte. E adesso per me è finita la maglia, devo andare a fare solo l'ultimo giro, vi farò vedere come, per poter chiudere la lavorazione. Vedrete adesso come. Quindi naturalmente se voi volete farla più larga, dovete passare da fare a 4 a 5 maglie alte. Se la volete fare a vestito potete andare ad allargare ulteriormente. Io vi consiglio, se volete fare un vestito, quindi sotto andare ad allargare di più, di passare direttamente da fare 4 maglie a 6, quindi facendo 2 maglie alte sopra la prima e l'ultima maglia alta, in modo da passare da 4 a 6. Questo se volete fare un vestito, in modo tale che sotto si allarga subito un bel po' per il sedere e i fianchi. Comunque, come vi dicevo, adesso io vado a fare l'ultimo giro, che è il nostro giro di chiusura, e serve appunto per terminare la lavorazione, e andiamo a fare in questa maniera. Quindi io qui è dove termina, inizio il giro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle altre 3 maglie alte. Naturalmente se voi avete fatto qualche aumento in più e quindi avete delle maglie alte in più, andate a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, e poi andiamo a fare 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte e andiamo a fare 3 maglie alte, 1 2 e 3. E di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, e ricominciamo da capo. Quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1 2 3 e 4, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, andiamo tra i due gruppi di 3 maglie alte, realizziamo 3 maglie alte, 1 rientro 2 e rientro 3, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, ricominciamo da capo. Questo quindi è il nostro ultimo giro. Vedete, andiamo a chiudere perché qui alla fine si vedrà la chiusura, l'ultima maglia, l'ultimo gruppo di 3 maglie alte che chiude la nostra, il nostro motivo, se così. Terminata quindi la parte di sotto con l'ultimo giro, sono andata a rifinire lo scollo con un semplice giro di maglie basse, andando a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta,
3 maglie basse dove avevo l'archetto di 3 catenelle, una maglia bassa dove ho le 3 maglie alte nella stessa maglia di base e 5 maglie basse dove ho l'archetto di 5 catenelle. Terminato quindi anche questo giro di maglie basse, la mia maglia è terminata.